Salve, care amiche e cari amici, dal vostro capitan Santen Chan. Non posso fare le dirette perché YouTube me le ha bloccate fino a gennaio. Speriamo che per il mio compleanno, il 26 gennaio del 2018, le sblocchino, perché volevo rispondervi alle vostre domande. Agli amici di YouTube, Twitter e Instagram, Facebook. Ultimamente non sono entrato da quasi una settimana in Instagram, però saluto il nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram e saluto Antonio Trotta di Facebook, YouTube, eccetera. Come sempre inizio dicendovi che qua a Roma, leggo il meteo perché tutti mi hanno detto di iniziare come che tempo che fa. Sono le 17:21 circa, fanno 14 gradi centigradi, 57 Fahrenheit, e precipitazioni 0%, umidità 65%, vento 14 km/h. Prevista una minima di 7 gradi centigradi. Allora, mi avete fatto delle domande e io vi rispondo. Vediamo un po'. Di Allison. Allison non so chi sia. Quindi mi avete fatto la domanda e io vi voglio rispondere. Però Alisson mi sembra che sia un giocatore di calcio ed ecco per questo che non lo conosco. Io ho fatto il mio ultimo video in YouTube dicendo appunto quanto me ne importasse del calcio. E quindi a tutti quelli che si aspettano una risposta molto dettagliata, mi spiace deludervi, ma Alisson non lo conosco. Qua c'è Alisson che dice: ho sempre cercato di guardare a questo momento e di diventare titolare nella AS Roma, che è un'associazione sportiva. La Roma non è che è veramente la squadra della Roma, ma è un'associazione sportiva privata. La Roma è un club privato, come lo è qualsiasi esercizio commerciale, finanziato a volte coi soldi pubblici, bisogna dirlo. Poi, allora, siccome non seguo il calcio, non sapevo che Alisson fosse un giocatore della Roma. Per quanto riguarda la fine vita, c'è uno che in Twitter, il civettone, dice: "Bah, alla fine, se Papa Francesco volesse fare il presidente del Consiglio ad interim, saremmo più avanti di adesso". Invece un altro dice: "Maria Zanichelli, un'altra in Twitter, lascia perplessi l'entusiasmo trionfalistico suscitato dalle affermazioni del Papa sul fine vita. Nulla di nuovo rispetto a quanto la Chiesa già diceva, ma c'è chi superficialmente esulta e già auspica ulteriori sviluppi, come se il Papa avesse introdotto apertura rivoluzionaria". E infatti la Chiesa non cambia mai. Vi siete mai chiesti perché il Vaticano è da più di 2000 anni che sta in piedi? Per il semplice fatto che la Chiesa non cambierà mai. Cioè cambia la forma, ma la sostanza è sempre la stessa. Poi un'altra domanda che mi avete fatto: Michelin 2018. La guida Michelin 2018. Ma io non viaggio in auto per l'Italia, quindi non mangio negli autogrill. Quindi non mi può interessare la guida Michelin. Ergo, non la leggo, anche perché non ho soldi da spendere. Io, come potrete vedere,
Mi sono accorto solamente adesso che avevo appeso le lenzuola a ventilare, che è antistetico vederlo nei video. Già vedere di striscio quella roba lì, ma adesso stava. Come potete vedere, io di libri non ne ho pochi, non me ne mancano, ne ho tantissimi di libri, dicevo. Anche sotto negli sportelli, e quindi una guida gastronomica in più o una guida gastronomica in meno su dove mangiare meglio, le forchette d'argento, i cucchiai d'oro, i tegami di bronzo, non me ne può fregare di meno. Quindi vi rispondo della guida Michelin, Michelin in generale. Penso che il granchio d'oro, queste cose qua, che non ho mai lette queste robe qua. Il vostro capitano Santen Chan non ha mai letto Uber. A proposito di Uber, e che vi posso dire? Che in futuro ci saranno delle macchine che guideranno sole, quindi addirittura tutti i pasticci, i bisticci che ci sono stati fra tassisti, conduttori di remis, macchine a noleggio, sparirà tutto, perché addirittura la gente non andrà più a noleggiarsi una macchina come una volta si faceva. Non andranno più a noleggiarsi una macchina, basta chiamare al telefono che ti arriva una macchina che si guida sola e tu gli dici il luogo di destinazione, perché non ci sarà neanche bisogno di comprarla la macchina. Comprare una macchina e mettergli il carburante, pagargli il bollo, pagargli le imposte, pagargli le accise, pagare le tasse perché hai la macchina, pagare la riparazione della macchina, possibili incidenti, non trovare parcheggio, pagare lo stazionamento, pagare le multe, che te la rimuovono, che te la rubano, che ci fanno un omicidio con la tua macchina, vai di mezzo tu. Allora, un domani cambia un po' di braccio, io non ho la stecca per il selfie, sono disoccupato. Mi filmo con un Nokia Asha 302 con 3,2 megapixel, forse per questo che è 302 che si chiama. Però, e dicevo, un domani con le macchine che si conducono sole col GPS, tu magari, ecco, saranno dei taxi collettivi. Tu entri nella macchina, fai il viaggio che devi fare, paghi magari avvicinando il cellulare o con una targhetta, e poi gli altri continuano la loro corsa. Quindi saranno dei taxi che raccoglieranno magari dei furgoncini, 10-12 persone massimo, andando avanti e indietro. Nessuno avrà più la macchina. Quindi tutti questi bisticci, queste liti fra tassisti, quelli che hanno il remis, le affittano macchine e tutto. Un domani sarà cosa superata anche gli Uber, perché nessuno vorrà più avere una macchina. Se tu fai una telefonata, ti arriva una macchina elettrica meno costosa di un taxi, guida sola, e perché pagare le tasse, le imposte, il bollo, tutto. Quindi ho risposto su Uber. E poi c'è stata, mi dicono, una manifestazione. Io mi perdo sempre le manifestazioni di motorini a Roma, e Antonio Privitera dice in Twitter: l'affermazione per cui se tutti a Roma andassero in motorino non ci sarebbe traffico ha la stessa validità scientifica di quella per cui se tutti avessero un'arma non ci sarebbero più crimini violenti. È vero, Antonio, però. E tutti quelli che mi hanno chiesto che ne pensavo di avere un'arma,
La polizia non è come Superman che vola nel cielo e con la vista, lo sguardo ai raggi X può vedere dove si commette un crimine e sventarlo in tempo. Se tu in casa ti puoi difendere con un'arma, poi chiami la polizia, ma immaginati a chiamare il 911 o il numero che sia. Pronto, pronto. Ti rispondono: tu soccorso, soccorso, soccorso. Mandano un'autocivetta o una gazzella o un cellulare della polizia, non co come quello che mi sto filmando, ma un cellulare. Beh, ti possono sparare 3 colpi in 30 secondi. Allora che fai? È logico che se avessi un'arma ti potresti difendere. Se avresti un'arma, ti potresti difendere. Non si può portare un'arma dappertutto, non si può sparare dappertutto, non si può sparare in ogni situazione. Questo è vero. Quindi ci sono dei momenti in cui si è indifesi, ma questo vale anche per la difesa personale, il karate, le arti marziali, il kung fu, il ninjutsu. Però se uno sa difesa personale, per esempio, e ti vogliono scazzottare, ti vogliono dare dei pugni, è logico che ti puoi difendere. E allo stesso modo vale per un'arma. Io sono contrario a che tutto il mondo abbia un'arma, perché non sempre ci si può trovare nelle condizioni di potersi difendere da un assalto. Ma al giorno d'oggi non ti assaltano semplicemente, prima ti ammazzano e poi ti derubano. Quindi avere un'arma in alcuni casi è un obbligo, anche perché si evita che uccidano delle forze dell'ordine, dei poliziotti. Comunque bisogna usarle con discernimento le armi e devono essere affidate a delle persone che le sappiano usare e poi non tutte le armi, cioè non dei fucili d'assalto da guerra, ma soltanto delle armi atte a difendere, perché c'è anche il rischio che in un ambiente chiuso tu spari e i proiettili rimbalzino e o ti uccidi da solo o uccidi qualcuno dei tuoi cari e non il delinquente. Quindi io sono favorevole al porto d'armi, ad utilizzare le armi per la difesa, ma con moderazione e non fucili automatici o mitragliatori d'assalto, ma delle armi corte di difesa personale. Poi un'altra domanda che è 20.400 tweet. Non so che domanda sia. Allora, che ne penso di Veronica Lario? È finita la pacchia. Allora, non so esattamente molto bene. Ah, Berlusconi vince il ricorso, dice Antonio M. Fasulo. Antonio M. Fasulo di Twitter. A me me l'hanno chiesto anche amici di Facebook, di Instagram tempo fa, però mi attualizzo con Twitter. Berlusconi vince ricorso contro Veronica Lario, niente versamento dell'assegno mensile di 1,4 milioni di euro. Ed inoltre l'ex moglie dovrà anche restituire i 60 milioni percepiti da marzo 2014. Beh, finalmente sembra che qualcosa inizi a vincere Silvio, perché ultimamente l'ha perse su tutti i fronti. La politica, anche il divorzio, la leadership di Forza Italia. Adesso almeno ha vinto il denaro, che per me è la cosa più importante. Poi la politica rimarrà sempre quella che è. Il matrimonio non lo ha potuto salvare, ma almeno salva i milioni. Poi mi chiedono che ne penso del Papa Francesco. Io fin dall'inizio sapevo
che non portava a nessuna rivoluzione innovatrice. Ma molti credono nelle favole. Il Papa, per definizione, è il sovrano della Curia Romana, che è lo Stato Pontificio. Lo si chiama Città del Vaticano o Vaticano in abbreviazione, ma in realtà è lo Stato Pontificio che c'ha all'interno la Città Vaticana. È uno Stato che c'ha un'unica città. E io voglio sapere dove inizia e dove finisce la Città del Vaticano nello Stato Pontificio. Forse i giardini sono lo Stato Pontificio e le costruzioni sono la città. Comunque, mi sembra che misura meno di un ettaro ed è lo Stato straniero non solo più vicino all'Italia perché sta nel cuore di Roma che abbiamo, ma è anche lo Stato straniero indipendente ed autonomo. Che poi è stato fondato grazie a un concordato con il duce, con un tiranno, che più il cui leader ha più influenza sullo Stato italiano. Noi parliamo sempre dell'ingerenza nello Stato italiano degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, della BCE, della Merkel, della Troica, di Putin, bla bla bla. Abbiamo sempre visto come la NATO ingerisse nelle questioni dello Stato italiano di cattivo occhio e tutto, ma un leader politico, un teocratico, un re o un principe di uno Stato straniero che più influenza ha nella politica italiana è proprio il Papa. Quindi i papi, dal concordato in poi, sono i regnanti, i teocratici che più influenza hanno avuto nelle questioni dello Stato italiano, prima nella monarchia e poi nella Repubblica. Fatto sta che hanno sfruttato l'ascesa del fascismo e di Benito Mussolini e poi quando cadde in disgrazia, che lo stesso consiglio fascista lo incarcerò, il Papa se ne andò a Napoli, senza dire se approvava la caduta di Mussolini oppure no. Quindi i papi sono sempre gli stessi. Che penso di questo papa? Che non è nessun rivoluzionario, anche se è un papa argentino, non è per niente Che Guevara. Non sta rivoluzionando nulla, ancora ci sono scandali sessuali, abusi sessuali e la Santa Sede mette a disposizione del clero accusato di pedofilia, mette a disposizione avvocati per difenderli. Quindi credono ancora nell'innocenza dei papi, dei preti e dei vescovi e dei sacerdoti che sono stati accusati di pederastia e di pedofilia. E continua la linea difensiva, sebbene a parole condannino i pederasti, o sebbene a parole approvino i matrimoni ugualitari e il fine vita, però in pratica non è cambiato nulla. Infatti loro sempre cambiano a parole tutto perché nulla nella pratica cambi. Per quello il Vaticano è durato 2000 anni. O voi vi credete che il Vaticano è durato più di 2000 anni perché hanno sempre cambiato tutto dall'interno? No, internamente non sono mai cambiati. Con questo spero di essere stato chiaro, perché ho fatto dei video nel passato sul Papa, su questo Papa. E quindi andatevi a vedere. Adesso risponderò a delle altre domande. Vediamo un po'. Lilli Pip, non so, si direbbe che purtroppo è uno che è morto. C'è in inglese, mi spiace per lui, non so chi sia o che sia, lo cercherò adesso in internet. Lilli Pip è morto a 21 anni, il rapper americano Lilli Pip, cultura e spettacoli dell'Ansa. Mi spiace perché c'aveva un bel design,
era tutto pieno di graffiti, di tatuaggi, però non ho mai ascoltato. Quindi voi mi avete domandato di Lil Peep, e io purtroppo non vi so dire nulla perché non l'ho mai ascoltato. E poi, per finire questa carrellata, divorzio Berlusconi Ilario. Allora, agenzia ANSA, sentenza Corte d'Appello di Milano su divorzio Berlusconi Ilario. Non ha diritto a 1,4 milioni mensili e dovrà restituire 60. Applicata la recente sentenza della Cassazione sull'assegno di divorzio. E poi svari commenti che non voglio. Non voglio menzionare, perché vediamo un po', poi. Mi restava. Ecco questo qua, questo. Invest Now, di tutte le applicazioni che fanno di investire adesso. Beh, io sono favorevole allo studio di nuove applicazioni e startup per cellulari, e allo studio anche di nuovi cellulari, perché così magari, se voi guardando questo video e piacendovi, gli date like, lo condividete e lo commentate, aiuterete a che un giorno YouTube mi paghi e io magari avrò del migliore materiale col quale filmarmi. Ne avrei un altro, ma ho un computer lento per editare questo video che già sta venendo molto pesante. Quindi, come dire, poi è passato molto di tempo, perché adesso sono le 17:45 e fanno 13 gradi, quindi è aumentato il fresco. E quindi, come dire, bisogna risparmiare nel gas, nelle stufe elettriche, nel kerosene, e io non ho i doppi vetro e quindi sto in casa così, perché poi dico, stiamo in autunno ancora, che faccio partire la caldaia? D'altra parte nel condominio non la fanno partire in autunno, e no, se no ci roviniamo. Poi che super bollettona ci viene con i rincari che ci sono? Allora è meglio aspettare a che venga il freddo tosto dell'inverno, che poi più freddo di così si muore, anzi speriamo di no, perché se no non si muore, si resuscita. Allora mi raccomando, io ho fatto questo video di dedica che non so come verrà, però vi invito a tutte e tutti voi a cercare i miei video, cercare Santen Chan in youreporter.it. Adesso vi farò vedere il sito, care amiche ed amici, che ho caricato dei video, e un sito del Corriere della Sera. Pensate che il mio primo video l'ho caricato, i miei primi video, il mio primo video. Vediamo un po' qua se lo mostra. Ah, ecco, il mio primo video, il mio primo contributo su YouReporter si intitola, l'ho caricato l'8 novembre, poi altri il 9, altri 2, poi il 10 ne ho caricato, e adesso vi faccio vedere. Come vedete, il mio primo contributo su YouReporter, eccolo qua. Poi ho caricato altri, sono sempre io che ho caricato,
Ho caricato circa 20 video. Ho caricato anche Breaking Italy, Breaking News fuori Italia, fuori dai mondiali e lo scandalo sulla corruzione della FIFA internazionale, giochi a premio televisivi, lo sport e il calcio spettacolo. E questo vi saluta e parla del doping nel calcio mercato, che sono io. Tatan! E sono io anch'io qua. Giochi a premio televisivi, lo sport del calcio spettacolo. E come vedete, vi dicevo, il mio primo video l'ho caricato l'8 novembre. Adesso stiamo a 16 novembre e guardate un po', 1729 visioni. Qua dice un video caricato, ma si deve attualizzare. E guardate un po', sono al posto 9520 in Italia e 1056 nel Lazio, con 121 punti solo in pochi giorni. Quindi, care amiche ed amici, andate per vedere i miei video in youreporter.it, andate a cercare Santen Chan, oppure mettete tripla www.youreporter.it/mio/Santen Chan, scritto così. E vi apparirà il mio canale e potrete vedere e condividere. Per esempio, guardiamo qua. Potrete vedere e condividere il mio video. Vedete, You Reporter, che sono io che parlo. E potrete condividerlo su Facebook e su Twitter. Mi raccomando, i video di You Reporter che vi piacciono, condivideteli su Facebook e su Twitter per farne aumentare gli ascolti. Così come vi chiedo di condividere su Facebook e su Twitter, oltre che su Google Plus, non solo i video di You Reporter, ma anche di YouTube. E con questo è tutto dal vostro capitano Santen Chan. Grazie per la vostra gentile attenzione. A presto. E mi raccomando, non lasciate di seguirmi. È sempre un piacere avere dei vostri commenti. Fatemi le domande che volete, come me ne avete fatto ultimamente. E mi raccomando, date like ai miei video del canale che vi piacciono, condivideteli, soprattutto quelli che hanno più visione, così costringeremo YouTube a darmi degli spiccioli. Dategli like e commentateli, fatemi sapere quello che pensate ed entrate nell'angolo discussione del mio canale per aprire dei dibattiti e dei commentari. Un saluto attentamente sull'attenti, il vostro capitano Santen Chan.